un'anomalia in una delle valvole che regola l'immissione di acqua nei reattori in caso di pericolo. In Giappone prosegue l'emergenza nucleare post tsunami, questa volta sotto esame la centrale di Kashiwazaki, la più grande del pianeta. La società che gestisce l'impianto sta esaminando le cause del malfunzionamento della valvola, che è stata bloccata manualmente. Dall'altra parte del paese, a Fukushima, ci vorranno 3 mesi per iniziare a ridurre la radioattività e 9 mesi per raffreddare i reattori. Questi tempi previsti dai tecnici che sono riusciti ad installare un sistema di ventilazione e decontaminazione dell'aria all'interno della sala nel reattore numero 1 dell'impianto. Gli operai sono entrati nella centrale per la prima volta dal disastro del marzo scorso. Un mese fa un robot inviato in perlustrazione nei locali del reattore aveva rilevato valori di radioattività tra i 10 e 49 millisievert all'ora.